Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua per questo nuovo video. Oggi ragazzi, altro unboxing. Diciamo che ho cambiato in quest'anno vari interfoni, visto che avevo cambiato il casco, però non ho ancora trovato quello giusto. Sono andato a prenderne uno in un negozio di articoli, ma diciamo che ha avuto dei problemi, quindi non l'ho più usato. Poi ne ho preso uno molto economico su Temu, ma diciamo che non si colletteva al navigatore, quindi ho deciso di smetterlo. E visto che mi ero trovato bene con un interfono che mi avevano mandato della Lexin, ho deciso ragazzi di prenderne un altro di quella marca e appunto vado a spacchettarlo. L'altro che stavo usando comunque funziona ancora, però ce l'avevo installato sull'altro casco e quindi non ho voluto toglierlo, e quindi sono andato a prenderne un altro di una tipologia diversa, però sempre Lexin. Guardate qua, è arrivato in questo bel packaging. Voilà ragazzi, quindi apriamo, vediamo cosa c'è dentro. Comunque già il packaging è molto di qualità. Qua abbiamo il nostro interfono, guardate, interfono della Lexin, interfono, e qua abbiamo tutte, credo, le cavetterie. In più abbiamo anche delle cover per cambiargli il colore, guardate qua, possiamo andare a personalizzarlo con cover di vario colore. Penso che sarà da togliere questo ad esempio e inserirlo, ad esempio lo facciamo di colore rosso, vogliamo rosso, facciamo rosso e voilà, penso che vada su così, ok, e tac, abbiamo personalizzato con il colore rosso, guardate che figata. E ci sono vari colori, blu, verde, rosa, quindi poi dentro qua vediamo un po' cosa c'è. Abbiamo microfono per caschi integrali, microfono per caschi jet, e dovrebbero esserci, ma ci sono anche le cuffie, eccole qua, cuffie con microfono già attaccato, che si può andare giustamente a staccare per appunto inserire l'altro, ma noi terremo questo per i caschi integrali. Quindi vado a installarlo e poi andrò a fare una breve prova appena il tempo sarà clemente. Ok ragazzi, come vi ho detto, faccio un po' il test di questo interfono, che per ora sta andando bene. Adesso provo a fare anche una chiamata per vedere se mi sentono. Quindi proviamo a tornare indietro, andiamo sul telefono, chiama, ricevuto, no, chiama, proviamo a chiamare. Mi senti bene? Mi senti bene? Non capisco niente. Non mi senti bene?
Pronto? Mi senti bene? No, non ti sento per niente. Vabbè, fa niente. Ok. Non fa niente, ciao. Non fa niente! Perché a me va bene. Niente! Ciao! Niente, si sente disturbato. Io sento molto bene, però a quanto pare gli altri sentono disturbato. Però per quello che serve a me così va benissimo, ragazzi. L'importante per me in un interfono è che riesco a collegarlo al navigatore per sentire ovviamente le indicazioni e di ricevere le telefonate. Nel caso poi, ragazzi, una telefonata importante ci si ferma e si richiama col telefono. Però e sentire anche un po' di musica, magari durante il viaggio mi metto su la musica sul telefono e riesco a sentirla bene. Quindi l'importante per me è proprio questo, quindi riuscire a connettermi col navigatore, al quale è connesso anche il telefono, e poter sentire sia musica che indicazioni stradali. E nel caso ricevo chiamate posso rispondere perfettamente. Quindi per me l'interfono Lexin è approvato. Poi magari ci ho attaccato la GoPro magari vicino al microfono e ci va a sbattere, non lo so. Dovrei provare senza GoPro attaccata, perché io ho la pinza attaccata al casco, magari essendo che il microfono dell'interfono è vicino. Comunque l'importante, ragazzi, che capisco le indicazioni e tutto. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia interessato. Vi lascerò ovviamente il link dell'interfono in descrizione, e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace. E niente, noi ci vediamo per altri fantastici video, perché ormai la stagione motociclistica è alle porte, quindi partiranno varie tendate, varie test ride di moto, quindi restate connessi al canale che ci vedremo e ne vedremo delle belle. Alla prossima e ciao ciao!